Rapimè, Vespa risponde ad Asia Argento, che ha annunciato querele per gli ospiti di Porta a Porta, l'abbiamo invitata più volte, ha preferito carta bianca. Può venire questa settimana, lei, perché devo venire a farmi lapidare da voi? Alla mercé di personaggi come Roberto D'Agostino? Non sono completamente matta, e su Instagram posta una foto con corona di spina e testo dei Nirvana, stuprami, amico mio, non sono la sola meno. Appena è scoppiato lo scandalo Weinstein ed è stata resa nota la notizia relativa alla denuncia di molestie da parte dell'attrice nei confronti del produttore americano, la trasmissione ha immediatamente provveduto all'invito per un faccia a faccia dell'Argento con Bruno Vespa. Lo scrive la redazione di Porta a Porta in una nota, in seguito alla notizia diffusa via Twitter da Asia Argento in cui informa di aver querelato alcuni ospiti della puntata della trasmissione di Rai 1, andata in onda martedì 17 ottobre scorso, sostenendo di non aver avuto la possibilità di replicare. La redazione del programma di Vespa spiega di avere contattato l'Argento mercoledì 11 alle ore 12:54 prima con una telefonata alla stessa attrice, che non ha risposto, poi attraverso il suo ufficio stampa, Maria Cristina Benelli che da Praga, dove era appena atterrata, ci ha detto che l'attrice si trovava negli USA per tutta la settimana. L'invito all'Argento è stato allora esteso anche a tutta la settimana successiva, 17, 18, 19 ottobre. In seguito il suo ufficio stampa ricontattato da noi domenica 15 alle ore 17:20 e poi sollecitato con un SMS, ci ha risposto che l'attrice avrebbe preso la decisione di partecipare, collegata da Berlino, alla trasmissione Cancelletto Carta Bianca. Porta a Porta comunque ha rinnovato l'invito ad Asia Argento, sempre per un faccia a faccia con Bruno Vespa anche per la prossima settimana, 24, 25 e 26 ottobre, conclude la nota. Asia su Twitter risponde a Porta a Porta. Perché dovrei venire a farmi lapidare da voi? Alla mercé di personaggi come Roberto D'Agostino? Non sono completamente matta.